Buongiorno a tutti i telespettatori di Prima TV e Telenostra. Siamo qui direttamente dal Mezz Club Caffè di Incontrata Capozzi o Via Capozzi o come volete voi della Serie A, sempre in diretta per voi la mattina a svegliarvi presto, e devo presentare il grande conduttore, un Ancho Man, uno Stan Like. Signore e signori, sempre col microfono in mano, a voi Ottavio Giordano! Giù il cappello, altrimenti non ha senso nemmeno questo atto d'amore nei confronti dei tre compari. Grazie comunque, perché lei è sempre molto spontaneo e questo ci fa estremamente piacere. Grazie per il gesto d'amore da parte di Aurelio e i tre compari. Grazie ai tre compari anche perché ieri hanno tenuto compagnia agli anziani a un centro di Sturno, vero Michele? Sì, ieri siamo stati a Paradiso Verde a Sturno, il centro di anziani, abbiamo portato un po' di allegria, animazione, un po' di sorriso. E io dico buongiorno a tutti i telespettatori, buona settimana. Buona settimana, ovviamente iniziamo alla grande questa mattina con chiacchiere e caffè. Ringraziamo anche il maestro che c'è sempre con noi. Maestro, sempre, lei sempre non dorme la notte proprio per essere presente al nostro mattutino. Con questi due amici. Questi due compari, diciamolo pure. Ovviamente una buona giornata a tutti dal Mescla Caffè. Grande la presentazione del nostro Aurelio. Non può mancare il nostro ossidabile Predel Gaudio che ci darà una mano, ci sosterrà anche nella nostra veloce lettura carrellata dei quotidiani. Intanto scopriamo già qualche titolo Pelé sul quotidiano. Ecco, velocemente: Di Maio fa il pieno e snobba De Mita. Siamo un cocktail micidiale per la vecchia politica. Saremo il primo partito. Abbiamo subito un titolo che riguarda il basket. La Sidicas Avellino travolge Pistoia. Giovedì c'è l'esordio in Coppa Italia. Relazione nel mirino dei PM. L'inchiesta sull'irriveranza del torrente San Francesco. Questi sono i titoli principali portati in prima pagina dal quotidiano. Subito il mattino di Avellino. Anche sul mattino tiene banco Di Maio con noi, candidati locali, 5 Stelle, 800 sostenitori al Della Villa, amministratori e imprenditori in sala, l'orgoglio del Premier designato, sono nato qui, ha detto Di Maio, Maraia, attacco a De Mita Junior, poi abbiamo la cronaca in prima pagina sul mattino, 12enne scompare nella notte trovata ubriaca su una panchina. E impazza il carnevale irpino, questo è un altro titolo riportato sulla prima pagina del mattino, sul treno storico e al corso, tanta allegria, tante maschere e coriandoli. E noi a proposito di carnevale, questa mattina avremo una sorpresa che sarà davvero scoppiettante per rendere ancora più allegra la nostra mattinata. Intanto io purtroppo mi sono perso molto ieri perché sono andato con i ragazzi a giocare a San Nicola alla strada, mi dispiace molto, però penso che sta ancora oggi e domani. E quindi certamente sarò presente all'evento carnevalesco. Eh sì, anche perché il carnevale è ancora lungo, quindi sì, possiamo vivere stamattina siamo alla ancora vigilia. Dei momenti incontenibili. Stamattina stiamo festeggiando la vigilia, in occasione mi sono travestito da Flavio Briature. Ah, bravo, infatti quindi una bella maschera. L'abbiamo solo io e lui, poi non gli invidio proprio più niente perché si è lasciato pure con Gregoraci. Va bene. Ovviamente, dai un'occhiata alle prime pagine, le prime pagine soprattutto per cogliere qualcosa che riguarda il calcio. Allora, noi abbiamo degli ospiti speciali questa mattina. Ieri sono stati tra i protagonisti assoluti del carnevale per il corso. Intanto li ringrazio per la loro presenza, però li dobbiamo introdurre con un sottofondo musicale che loro conoscono anche molto, ma molto bene. Ci proviamo tra i compagni. Vai! Ciao!
Allora, abbiamo il piacere questa mattina al Mescol Caffè per chiacchiere e caffè di avere ospiti alcuni dei componenti della gloriosa Sezza di Bellizzi, con Ernesto Spartano al timone, e arrivano altri componenti del gruppo che ieri ha tenuto davvero banco al Corso Vittorio Emanuele. Ecco, mettetevi comodi, intanto vi ringrazio per la vostra presenza. Ieri è stato un successone, perché oltre 10.000 persone per il corso, folla quando si è esibita la Sezza sotto la Chiesa del Rosario. Ernesto, è stato un piacere sia per noi che per l'intera cittadinanza e il popolo dell'Irpinia. Quel poco che sappiamo fare con molta umiltà, ve lo abbiamo dimostrato e lo continueremo a fare con orgoglio di appartenere a questa magica terra anche nella giornata di domani. Ecco, ci vuoi presentare, Ernesto, gli altri amici che sono presenti questa mattina con te? Qui sulla mia sinistra. Alcuni li conosciamo, sono vecchie conoscenze, poi ci sono dei giovani, ci fa piacere, perché la Sezza recupera anche quelle che sono le nuove leve, perché ha sempre bisogno di linfa, di continuità. Per fortuna che si avvicinino sempre questi giovani. Sulla mia sinistra c'è Mario Sanseverino. Mario Sanseverino, quanti anni sono, Mario? Molti, sì. Da 71, quindi siamo storici. Questo è lo stesso vestito che indossavi anni No, questo, vabbè, questo abbiamo fatto nuovo. Questo. Poi Ernesto, ci vuoi presentare i due giovani? Fa la parte di Zezza, i due giovani fanno la parte di Don Zenobio, Mattia e Stefano, due ragazzi in gamba. Penso che lui ogni anno lavora a Milano, viene da Milano per fare, ma comunque è un avellinese. E fanno la parte del Don Zenobio, il pretendente di Borzia, nostra figlia, e che mio marito. No, bella coppia. Certo. Infine, lui è un ricco nella vita e sposa la nostra figliola, che siamo una famiglia di contadini, e Pulcinella è felicissimo quando loro danno da mangiare, da campare a me, a mia figlia e a mia moglie. Ieri è stato un trionfo il carnevale per il corso, tantissima gente, gruppi che sono venuti anche dai comuni dell'Interland Irpino, insomma è stata una gran bella festa. Sì, penso che le basi sono state gettate, c'è una bella osmosi. Tra qualche tempo, con diciamo l'egida e anche l'interessamento di quello che è il mondo della politica, penso che Avellino potrà fregiarsi del titolo di città del carnevale come tante altre che sono in Italia. Ecco, intanto dobbiamo fare i complimenti agli amici della Sezza di Bellizzi, perché non è stato facile questa mattina vestirsi. Beh, no? Chiaro, hai recuperato un reggiseno in zona cittadina. Sì, esatto, abbiamo fatto una cosa all'improvviso. Ma l'importante era esserci. Presente, la prima cosa è essere presente qui, sennò mio marito come l'ho accontentato stamattina. Ma poi tu dal 1971 trovi sempre lo spirito, l'emozione. Io penso che la Sezza soprattutto deve piacere a se stessi. Poi se piace agli altri è un altro discorso, diciamo, però la devi sentire la Sezza, no? A quest'ora alle 6 di mattina non venire qua. Bravo, io ti ringrazio ovviamente anche a nome del pubblico della nostra trasmissione. Io faccio una cosa che in diretta non si fa, che è questa: mi abbasso e poi ricomparo per sentire i ragazzi, insomma. Sentite dentro la Sezza, come dice Mario. Sì, assolutamente sì. Tu come hai conosciuto, come ti sei innamorato della Sezza di Bellizzi? Allora, mia madre era insegnante nella scuola elementare e ai tempi... Ad Avellino, no? Alla scuola di Bellizzi. Alla scuola di Bellizzi. Esatto. E niente, quando lei è arrivata c'era bisogno di un tastierista, un musicista che accompagnasse i bambini, perché al tempo il capo Sezza Leopoldo andava ad insegnare la Sezza, infatti lui era uno degli alunni della scuola. E ho iniziato accompagnando i bambini con il mio pianoforte, dopodiché a un certo punto, visto i grandi, ho deciso che mi andava di... E non ti sei staccato più dalla Sezza di Bellizzi? No, ormai sono 16 anni che faccio... 16 anni, tu invece da quanti anni stai con la Sezza? È da 15. Eppure tu come mai sei finito nel gruppo della Sezza di Bellizzi? No, perché come diceva prima Stefano... Ho iniziato quando ero ancora a scuola elementare con il vecchio capo Sezza, Leopoldo, e da allora non mi sono più staccato, quasi sempre fatto la parte del dottore
appena entrato nei grandi avevo iniziato come marinaio, poi ho ripreso la parte che avevo da bambino. E quindi tu vivi la Sezza anche ricordando poi quella che è stata la folgorazione, no? Per il colpo di fulmine, il colpo a prima vista. Ma non la Sezza Bellizzi viene vissuta da quando si nasce, cioè si vede in mezzo alla strada, la si vive se c'è magari qualche familiare che partecipa, e quindi inevitabilmente si finisce a farne parte, poi a maggior ragione perché io ho iniziato quando ero ancora a scuola, quindi mi accompagna da un bel po' di tempo. È un po' la colonna sonora anche dei ragazzi che sono presenti con noi questa mattina al Mescla Caffè. Intanto mi sposto su quest'altra postazione, anche questa è una novità questa mattina, perché abbiamo chi sosteggia il caffè senza problemi, tranquillamente, anche senza pagare, mi dice Alessandro dietro il banco. Un omaggio. Ah, sì, grazie Alessandro per la tua complicità. Sì. Io il gesto l'ho fatto, poi gentilmente ha detto di no. No, c'era un titolo interessante che riguarda l'acqua, perché molti sono preoccupati per il divieto di uso umano per l'acqua, in particolare nel centro storico. C'è l'ok di ARPAC, l'acqua è potabile. Per motivi tecnici, la revoca dell'ordinanza sul divieto di utilizzo della risorsa idrica emanata venerdì scorso dal sindaco Paolo Foti avverrà solo questa mattina, ma le analisi, scrive il Mattino, non lasciano spazio e nessun dubbio: l'acqua che scorre dai rubinetti del centro urbano e del centro storico di Avellino è assolutamente potabile. No, io chiedo al maestro Rubicco, che abita nel cuore del centro storico, lei insomma sta bevendo l'acqua dal rubinetto o no? No, mi sono un po' preoccupato. Allora, la notizia l'ho avuta al supermercato, così, Sì, al volo. Sì, non c'è, non si beve l'acqua, non è buono. E dico, vabbè, come mai? Ma così, non ci credevo, pensavo che fosse una delle storielle da supermercato. Lo scherzo di carnevale. Lo scherzo di carnevale. Sono andato a casa e ho cercato di riempire delle bottiglie d'acqua, che comunque probabilmente la toglieranno. Hai portato intanto un po' di bottiglie? È quello che è successo riempendo le bottiglie con l'acqua. Ah, si sono piegate addirittura. Queste bottiglie. Questo è un fenomeno soprannaturale. Questo problema, dico, ma fenomeno soprannaturale, ma cosa è successo? Cosa è successo? Ho cercato di chiamare qualche amico per sapere, dopodiché dico, vabbè, insomma, rassegniamoci a prendere dell'acqua minerale, forse questa volta ce la caviamo. Scorte di acqua minerale, mentre chi non ha problemi con l'acqua è il Barone Rosso, che viene dal Monte Partenio, quindi a Ospedaletto non ci sono. Abbiamo avuto dei problemi, però adesso le sorgenti si stanno rimpinguando, la fontana del Tritone ha aumentato, è aumentata l'acqua. Stiamo andando meglio. Bene, continuate anche voi a leggere i giornali, ovviamente non vi voglio disturbare più di tanto, continuate ad assaggiare le prelibatezze del Mescla Caffè. Alessandro è all'opera in questo momento. Mi sposto questa mattina anche da Michel Bourbon, il nostro super molleggiato. Cosa ci fate ascoltare? Così dopo riprendiamo ancora il discorso della Sezza, abbiamo tanti altri argomenti e titoli da sottolineare. Facciamo, siccome suoniamo la fisarmonica, facciamo la fisarmonica. La fisarmonica, vai con la fisarmonica, vai, tre compari per voi. Thank you.
che bella canzone, la fisarmonica. Ma a proposito di strumenti, perché mentre voi vi esibivate, io sentivo un suono che proveniva dall'altra parte del Mescla Caffè. Vieni, Barone Rosso, eccolo. Barone Rosso addirittura con il sassofono. Signori, buongiorno. Il quarto compare. Speriamo che non ci linciano i suonatori di sax. No, ma facciamo anche sentire, vedere che è vero lo strumento. Questo è solo un assaggio parte del Barone Rosso. Il sax a me mi distendeva, quando ero nervoso suonavo. Però poi mi è capitata una cosa che la devo dire. Mio figlio, un giorno volevo suonare il sax e non lo trovavo. Mio figlio se l'aveva già preso. Io disse a mio figlio: ma di solito i lasciti, i morti li lascio dopo morto, tu già ti hai pigliato questa cosa. Se l'ha preso prima. Brava Barone Rosso con il sassofono. Per del Gaudio, ho dato un'occhiata intanto alla pagina il sax sportiva. Ci vuole parecchio fiato. Sì, parecchio infatti, fiato. Barone deve respirare sì, ad ambi e bocca. In apnea. In apnea. No, che vogliamo dire dell'Avellino? No, sì, dell'Avellino, hai letto qualcosa sul calcio? No, partiamo dalle cose, diciamo... Positive, la vittoria della Scandone, sì, che ha travolto Pistoia. Che ci fa tanto piacere. E poi, per quanto riguarda l'Avellino, c'è stata una piccola polemica, se non sbaglio, però licita. La domanda di un valente giornalista, licita, dopo partita. Però il dopo partita è un po' particolare. In genere le squadre degli allenatori si confrontano il martedì, però molti allenatori... sia per contratti pubblicitari sia per perché comunque devono dare spiegazioni, sono gioco o forza costretti dopo un risultato negativo pure ad andare in sala stampa. Evidentemente il mister sta un po' arrabbiato per aver preso quel gol all'ultimo minuto, però poi le contestazioni che fanno sempre da contorno non ci dovrebbero essere, perché se non prendiamo gol all'ultimo secondo Novellino è buono. E l'Avellino ha giocato bene comunque, prendendo culo all'ultimo secondo, che comunque è un episodio, l'Avellino è più buono, cioè mettiamoci d'accordo, comunque l'Avellino è un allenatore che ha fatto la Serie A, ha vinto dei campionati importanti in Serie B, quindi io penso che una sostituzione all'ultimo secondo, all'ultimi secondi, penso sia anche una conseguenza di un ragionamento logico che ha fatto, non è che la sostituzione si fa solamente perché si deve allungare il tempo, accorciare il tempo, la sostituzione si fa anche in un lasso di tempo in cui si può spezzare una trama di gioco oppure uno stato di ansia di difensori. Questa è la considerazione che faccio sulla scelta che ha fatto, sulla valutazione che ha fatto il mister. Comunque la domanda è lecita e la risposta forse è stata dettata da uno stato di incazzamento totalitario. Sì, è una reazione però spropositata da parte di Novellino rispetto a un nostro collega che gli ha rivolto una domanda che probabilmente tutti gli avrebbero fatto sulla sostituzione all'ultimo minuto. Tra l'altro Novellino è un professionista e anche uomo di questa terra, e da lui certe reazioni nei confronti di un collega tra l'altro sempre molto professionale e molto sobrio, reazioni che sembrano assolutamente di padre in figlio, conoscendo poi la famiglia di professionisti veramente diciamo Luigi Zappella e Domenico Zappella, due professionisti proprio che non sbagliano veramente una virgola. Senza che io devo togliere a te, no, che sei il number one. Però purtroppo ci sono delle considerazioni e valutazioni che vengono fatte subito il post gara, purtroppo il mister si è fatto prendere un po'... Speriamo che si possa ricucire questo piccolo strappo intanto di nuovo con la Zezza, perché molti ci hanno chiesto, ma adesso la Zezza domani che è martedì, dove si esibirà Ernesto? Per quelli che si sono persi pure il grande spettacolo di ieri mattina al corso. Transitando per questa possibilità che ci dai di promuoverci e valorizzandoci gratuitamente. Ma figurati, è un piacere intanto avervi come protagonisti del nostro mattutino. La nostra scenetta, opera buffa, che come l'ha definita l'etnomusicologo il maestro De Simone, ha in sé proprio insito della ritualità, gestualità e sacralità, quindi anche del processionale, un po' del religioso,
quando ci si mette l'anima e si fa questa sorta di preghiera popolare, culturale. Domani. Ieri vi siete esibiti a proposito di religiosità, come dicevi tu, su un set particolare all'ingresso della Chiesa del Rosario. Ed era una bella immagine questa. In effetti le credenze di quel tempo che nacque la Chiesa erano quelle appunto della rinascita, la morte del vecchio e l'inizio della vita del giovane. E quindi la religione è anche un po' così, si lascia questo mondo e si avvia un altro mondo. E diciamo domani sarà ancora, ci sarà una chicca storica, che nei secoli che furono la Chiesa ha onorato sempre l'unica autorità, all'epoca, allora l'intendente, l'attuale prefetto, e l'attuale prefetto, la dottoressa Tirone, ha accolto di essere onorata. E domani mattina noi alle 10:30 saremo. Quindi 10:30 a tappa Palazzo di Governo. Sì, saremo in prefettura e oltre che continueremo questa storia, sarà ancora più storia quando sarà il primo prefetto donna a ricevere questi onori e la nostra. Insomma, fate sempre storia, come vi muovete fate storia. Questo è suggellato anche dai premi, come già è inutile che li ripetiamo. A Palazzo di Città ci sarà un altro appuntamento. Alle 11:30 poi a Palazzo di Città che procediamo con la premiazione della prima edizione del premio Terra di Chiesa a persone che sono scomparse e viventi, che hanno partecipato meritevolmente a un bassorilievo dal tema La Chiesa di Bellizzi. E poi la rappresentazione della canzone di Chiesa, il ballo della quadriglia e di pomeriggio per l'intera frazione di Bellizia, addobbate e abbellite per l'occasione da tutte le persone del posto. Tu ne hai viste tante, no? Dal 1971 sei una colonna della Chiesa di Bellizzi, ricorderai con emozione sicuramente Venezia, Verona, l'esibizione al Mercadante. No, non ci sono stato a Venezia perché io poi ho fatto 4-5 anni e ho smesso. Poi l'ho ripresa nell'88 che abbiamo fatto 30 ore della vita, mi sembra. E poi l'ho fatto su 4-5 anni di continuo, diciamo. Tra l'altro questi sono costumi che risalgono anche a epoche lontane, che però sono stati rimessi in sesto grazie all'abilità dello staff della Dietro le Quinte, perché voi avete una sartoria, ci sono anche ragazze truccatrici, cioè è tutto un apparato che si muove dietro la Chiesa di Bellizzi. Sì, in occasione del carnevale diciamo che un po' tutto il paese si muove appresso alla Chiesa, ci sono, dato che per tradizione le donne non possono mettersi in costume, danno una mano come truccatrici, come staff del gruppo Chiesa. Ieri vi abbiamo visto e ammirato come protagonisti del carnevale, nel senso tu sei un artista, ma artisti tutti i componenti della Chiesa che da anni tra l'altro studiano e attendono questa esibizione. Sì, beh, assolutamente sì, siamo artisti di strada, se vogliamo, nel senso che noi è in strada che mettiamo in scena la Chiesa e ci divertiamo come tutti gli anni nel farlo. E poi per quanto riguarda qualcun altro, come gli ex allievi della scuola elementare, un po' dal punto di vista musicale abbiamo cercato di dare un minimo di educazione, però al di là di tutto è un divertimento per tutti noi e è a posto così. Complimenti al nostro maestro Rubicco, intanto non so se ha sorseggiato già il caffè, hai fatto una riserva di acqua vista dalle parti del centro storico, non è che le cose acqua, ci sono acque agitate. Acqua minerale, difficoltà pure a trovarle nei supermercati. Eh sì, perché c'è stato l'assalto. C'è stato l'assalto ed è stata una cosa divertentissima. Non mi sono lavato la faccia, visto il risultato delle bottiglie che si sono deformate. Addirittura, però puoi venire tranquillamente. Posso quando vuoi al Mescla Caffè che c'è Alessandro che ti aspetta con un buon bicchiere di acqua. Di acqua. Ah, ecco. Chiaramente immagino di fonte. Eh sì, sì, di fonte. Andiamo da Alessandro, mi hai dato l'assist. Intanto ci scusiamo con il gentile avventore che ci permette questa inclusione. Alessandro, intanto grazie per l'accoglienza al Mescla Caffè, perché siete sempre gentili e disponibili. Figuratevi, anzi. Ti abbiamo portato la Chiesa. Bellissimo stamattina. Qua è sempre una Chiesa, in verità. E poi, sì, è in allegria. Giusto, sì, è una cosa in bella. Allegria, diamo
diciamo, ritmo, certo, colore, sorriso. Pure buon inizio che da carica. Bravo, bravo, questo mi fa piacere, abbiamo colto a volo, non ci siamo messi d'accordo con l'avventore. E tra l'altro, vuol dire, carnevale è anche la festa dell'enogastronomia. Ci troviamo in un bar pasticceria, sicuramente tanti dolci sfornati per l'occasione, tipo le mescline che già abbiamo assaggiato, le chiacchiere, le castagnole, il migliaccio, tutti i prodotti tipici del carnevale. Ma è vero che il tuo sogno è quello di diventare un giorno il quarto compare? Il quarto compare, sì, l'ho chiesto anche stamattina, ma... No, il quinto, perché già ce n'è un altro questa mattina in sassofonia. Vabbè. Ma tu sai suonare uno strumento? No. Anche l'arpa, va bene. Io sapevo i piattini al massimo. I piattini. Eccoli qua, posso suonare. Guarda, Alessandro, sei fortunato perché ti raccomandiamo noi in diretta. Ci spero. Dopo allacciamo una trattativa con i quattro compari, da 3 a 4 questa mattina, e ci fanno assaggiare magari un minimo di canzone. Ti piacciono questi quattro? Sono d'azienda anche loro, dovrebbero studiare un po'. Guarda, qualcuno l'abbiamo assunto per l'anno prossimo per le prove, Michele con la fisarmonica, che già negli anni che furono l'unico strumento delle prove era esclusivamente la fisarmonica. Poi ci siamo un po' aggarbati con le chitarre, il mandolino e qualche altro strumento. Ce la possono fare. Allora, 1, 2, 3, 4 compari, c'è un potenziale quinto che è Alessandro, che non vi può raggiungere perché è impegnato dietro il banco del Mescla Caffè. Adesso ci fate sentire qualcosina, caro Aurelio, perché la formazione si allarga sempre di più. È una famiglia allargata la vostra di compari. Sì, perché è coinvolgente, quindi ognuno si aggrega e diventa compare. Sì. Non so se vuole venire pure il maestro Rubicco con le sue bottiglie. Anche la bottiglia è uno strumento, quindi sono 5 i compari più un potenziale 6. Attenzione, perché la famiglia dei compari diventa sempre più extra large, perché arriva anche il nostro caro maestro Rubicco attrezzato con le bottiglie. Poi ci sono pure le cucchiare, ci sono altri strumenti. Ecco qua. Questo lo diamo a Ernesto, va, che con gli strumenti musicali ci sa fare sicuramente più di me. Performance, un applauso ai 5-6 compari, anche ai componenti della Zezza di Bellizzi, grazie per questa esibizione straordinaria. Ci siamo un po' divertiti anche stamattina. È stata una bella gioia. Ecco, per lei tu qualche passo di danza? A livello canoro, per un momento mi sono sentito un intruso in quanto sono stato circondato improvvisamente dalla meravigliosa Zezza di Bellizzi e da addirittura 5 compari, sì, magari hanno fatti ricchi e poveri forse. mi sembra che il Festival di Sanremo
non è finito mai. Assolutamente, qua non finisce mai Sanremo, nemmeno Carnevale, siamo sempre in allegria. Il Buongiorno Show dal Mescola Caffè in diretta su Telenostra e Prima TV. Prego, maestro. Siamo superati al Festival di Sanremo, qua ormai siamo lanciati, sta diventando una banda, Sì, è una banda davvero godibile, ecco, sai chi ha vinto il Festival di Sanremo, sì? Mi sembra Orietta Berti. Sei rimasto un po' indietro. Sì, Moro. Oh, sta dicendo Moro. Chi ha vinto? Meta. Meta, siamo d'accordo. Meta e Moro sono i vincitori del Festival di Sanremo. Devo dire la verità, quest'anno è stato un vero Sanremo. Sanremo di musica, Sanremo di emozioni. Ed è stato bellissimo. Il caro compare poeta riesce sempre a fare una sintesi di quello che noi pensiamo e non riusciamo a dire. Vi pensavo sempre. Orietta Berti, Finché la barca va, in effetti il titolo è ancora molto attuale, vero? E certo, Finché la barca va, lasciala andare, che prima o dopo. Però io ti devo chiedere una cosa, ci conosciamo da tanti anni, siamo amici, però il cappello lo dobbiamo far vedere. Ecco qua, se lo puoi mettere in testa il cappello, so che magari non è proprio molto facile, ecco qua. Ecco, un'opera d'arte in testa, il nostro caro Ernesto. È un'opera di mia madre che ha 82 anni, era sartina di professione e per i suoi anni ha voluto regalarmelo, speriamo che non sia per l'ultima volta, e ci ha messo una settimana. Io penso che, non mia madre, ma in genere le sartine irpine, se fossimo stati in quel della Lombardia o in altro territorio dove è fiorente l'industria della moda, le ragazze del sud si fossero collocate bene e magari qualcuna, come ha avuto la fortuna il buon Ferragamo, sicuramente nella vita e a livello internazionale ne avrebbero fatte di carriera. Sì, perché dietro c'è un grande lavoro, l'abbiamo accennato prima. Sono le sartine, le truccatrici. Soprattutto per le donne è importante, ci vuole molta pazienza, truccare, vestire, perché più o meno gli uomini si mettono la casacca e via, però le donne ci vogliono molto tempo. Ecco, lo chiedo anche ai ragazzi, comunque fate anche gruppo, c'è anche aggregazione, finisce lo spettacolo ma continua sempre il vostro stare insieme, no? Sì, anche con le persone con le quali, per esempio lui che sta a Milano tutto l'anno, comunque ci sentiamo adesso con i mezzi di adesso, no? WhatsApp, Facebook, è molto più facile rimanere in contatto con tutti, quindi... Senza social. Sì, esattamente. Ti manca a Milano la Zezza, di verità. Sì, infatti ne parlo anche spesso con i miei amici che mi dicono: che fai? Vado a fare il carnevale, devo fare la Zezza. Quindi... Ma riescono a comprendere a Milano lo spirito della Zezza? Sono sempre scettici su queste manifestazioni? No, noi in realtà no. Quando racconto sembra che piaccia il racconto. Porti il fascino della Zezza, la tradizione pina anche a nord. Sì, ci provo. Ambasciatore provo a raccontarla. In realtà tutto nasce da... Ho tatuato qui una frase della Zezza, quindi... Veramente? No, questo è uno scoop. Questo è uno scoop. Hai un tatuaggio dedicato? Sì, è una frase della mia parte. Allora la vedono e quindi mi domandano cosa c'è scritto, quindi devo raccontarla. Devo partire raccontando tutta la Zezza. Questo è un atto d'amore poi. Sì, beh... Tu sei fidanzato? No, per fortuna. No, no, non sono fidanzato. No, perché ci potrebbe essere un atto di gelosia se qualcuno scopre. E anche se ci fosse, bravo, da dire. Bravo, insomma, dai, che la Zezza è davvero un amore per tutti noi. Maestro Rubicco. Il discorso amore è un discorso culturale fortissimo, la Zezza, quindi... Ma considerate, lui vive al nord, io ci ho vissuto per 35 anni al nord, ci continuo a vivere ogni tanto, anzi spesso purtroppo, e le tradizioni in un paesino piccolo, anzi in una frazione di Avellino poi che è bellissimo, no? È così forti, no? In 35 anni sì, ho visto i carnevali, ho partecipato a costruire i carri per il carnevale nel paesino dove abitavo, ma la tradizione così forte e radicata è culturalmente valida, cioè con tutto un lavoro
di arte del cucito praticamente che c'è. Io ammiravo quel bellissimo cappello che ha in testa, è favoloso, no? Quello di Ernesto, il coppolone, coppolone, il cosiddetto coppolone. Dico, a nord non dappertutto c'è, no, anzi forse spesso non c'è una tradizione così, e quindi è normale pure che venga considerato il fatto, l'amore che questi ragazzi, questi giovani hanno per queste tradizioni. La cosa da fare è quella di valorizzarla, ma valorizzarla, lo diceva lui prima, fino in fondo la sta tradizione, portarla praticamente come, non un valore aggiunto, ma le nostre radici di partenza praticamente, la cultura irpina, la cultura nostra, che è fortissima, viene calpestata poi in malo modo. Complimenti per il messaggio, lei quando è inchiodato, quando è con le spalle al muro, riesce meglio nella comunicazione. No, mi sono messo con le spalle al muro per la sua non peraltro, era bella anche questa sinergia di carnevale, nel senso tante maschere insieme, tanti gruppi provenienti da altri comuni della nostra provincia. Ma è proprio questo. Bello, è stato, sì, stato una grande fratellanza mascherata. C'è, possiamo permetterci amicizie nuove, amicizie che si rafforzano, perché è proprio questo, lo stare insieme, che queste tradizioni non devono essere interrotte. Ernesto l'ha capito bene come si deve fare. Complimenti. Sì, Pelé, tu domani ti raccomando, in prima fila, in prima linea, per proposto applaudire l'assenza di Bellizzi. Sì, sì, domani lo posso fare, domani c'è il tempo. Mi hanno proposto di... Già Ernesto ti ha abbracciato. Di travestirmi, mi hanno proposto di travestirmi da Maradona però. Pelé che si traveste da Maradona. Ma io devo rifiutare perché la maglia del Napoli ha mezza manica, quindi... Ma tu sei Pelé, quindi sei Pelé per tutti. I primi abbracci, quando giocavamo, come dicevo l'altra volta, con la Juventus Avellino, e lui era il nostro goleador, e era quello che faceva sempre, bucava le porte avversarie. E noi l'abbracciavamo tutti, era il nostro idolo. Veramente sì, bravo, quando giocò. Sì, per chi non lo sapesse, Pino del Gallo è stato ragazzini, io 17 anni, lui 16 anni. Mi sono fatto viola. Con il cappello così, come va? Ho avuto la fortuna pure di stare con l'altro ragazzo, bravo, con Agostino Spica. I talenti, un compagno di scuola media, sì. Io lo scalciavo, non segnava mai con me. Bello questo amarcord legato al calcio, tu pure hai giocato a pallone. Sì, un tempo fa, parecchi anni fa, molti anni fa. Beh, siamo sempre appassionati da Avellino, siamo tifosi da tanti anni, quindi... L'emozione che hai provato ieri, perché la Zezza non ha mai una fine, c'erano tante l'emozione famiglie. L'emozione veramente me la dà sempre mio marito, qui Luci. Ah, sì, sì. Ecco, loro sono ragazzi, anche molto social, però emozionante, sempre esibirsi, sono anche dei musicisti, esibirsi davanti a una platea così folta, anche così coinvolta, abbiamo visto come ieri. Sì, in generale fa sempre piacere vedere che ci sia una così grande partecipazione, soprattutto al di fuori della nostra frazione, quindi è veramente bello ogni volta andare in posti e vedere che la gente sia così coinvolta. Al di là della tradizione, delle radici e anche di spessore, di grande spessore, quella che è l'esibizione della Zezza di Bellizzi, lo chiedo a te che sei musicista, perché io parlo di artisti a tutto tondo, perché ci sono ragazzi, ma anche ex ragazzi, che studiano la Zezza da anni, no? Adesso poi c'è anche la banda musicale. Sì, beh, sicuramente dal punto di vista musicale è soprattutto impegnativa. Rendere lo spettacolo in un certo senso è complicato, come in generale in realtà, però comunque quando c'è una tradizione forte alle spalle poi la responsabilità è alta. Adesso che andrai a Milano cosa dirai ai tuoi amici? Farò vedere foto e video. E resteranno annichiliti, sì, di solito, quello che è successo al corso. Di solito ridono, infatti. Quindi... Bene, noi siamo in conclusione, no? Il Compa Quiz lo proporremo mercoledì, perché questa mattina abbiamo approfittato della presenza del gruppo Zezza, poi compari che si sono triplicati addirittura, questa famiglia allargata dei compari. Direi di chiudere con qualcosa che coinvolge tutti, così coinvolgiamo anche i ragazzi e i componenti della Zezza di Bellizzi. Siccome c'è il compare che
è come un cavallo che fa villa, che piede, poi scalpita il caro compare. Ah, ecco, c'è la poesia e poi chiudiamo alla grande con il nostro pezzo musicale. Vai, caro compare poeta. Buongiorno a chi cerca un sorriso. Spero di non disturbare. Col sorriso col cuore dico buongiorno a chi si sta per alzare, a chi soffre e chi lotta per un giorno migliore. Buongiorno a chi è in macchina e va a lavorare, a chi ha superato un momento difficile e non molla mai, a chi non si nasconde ed è sempre in prima fila, a chi cerca il sorriso di un buongiorno. Non alzarti senza sapere che fare. Ogni mattina hai la facoltà di scegliere. Alzati e vivi il giorno adesso. C'è ancora molto da scoprire. Ogni giorno è un'opera d'autore da realizzare. Guardati allo specchio, sorridi alla vita. Premi 90, non avere paura. Vuoi ridere e scherzare? Ci sono i tre compari e le proposte delle emittenti nostre, Prima TV e Tele Nostra. Bravo, bravo il nostro caro compare poeta. Adesso alziamo il ritmo, perché ovviamente dobbiamo ballare a Zezza, tutti quanti insieme. Io ne approfitto per rompere un po' le scatole, perché insomma dobbiamo chiudere questa nostra trasmissione in bellezza, alzando il ritmo della Zezza in versione davvero anche straordinaria. Sta uscendo pure il sole, diamo appuntamento a domani di nuovo a Palazzo di Governo 10:30 in prefettura e poi a Palazzo di Città al Comune con l'esibizione della Zezza di Bellizzi. Questi sono i due appuntamenti della città, e pomeriggio a Bellizzi, dove respirerete un'aria tradizionale antica presso le aie e le piazze del territorio. Sicuramente la città vi abbraccerà anche domani. Intanto io ne approfitto, saluto tutti, vi lascio con la Zezza di Bellizzi, i tre compari. Ringraziamo anche Alessandro del Mescla Caffè. Vai! Siamo tutti gli ospiti, Pelé del Gaudio, il maestro Peppe Rubicco, il caro Barone Rosso in versione sassofonista questa mattina, il maestro Caracciolo, Michel Bourbon, il caro compare poeta Aurelio Spiniello, Gimme Five con Ernesto Spartano, con Mario Sanseverino, i ragazzi che questa mattina sono venuti prestissimo al Mescla Caffè. Saluto Alessandro, ciao Alessandro, salutaci lo staff del Mescla, tutti impegnati anche a preparare le succulenti prelibatezze del Mescla. Un buongiorno a tutti, al prossimo appuntamento con chiacchiere e caffè. Ciao!